Da quanto non dicevo questa frase. Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo e oggi siamo qui tornati in un nuovo video. Da quanto non dicevo questa frase, ogni volta che faccio un video lo dico sempre da quando non dicevo questa frase, perché giustamente se faccio un video ogni morte di, non lo so, vabbè. Tralasciando questo periodo di quarantena che è stato un po' travagliato, invece di fare più video possibili perché avevo tempo, ho fatto zero video. Cioè, in realtà ne ho fatti alcuni, ma lasciamo stare quel periodo che è stato un po' tragico. Oggi siamo in un video riguardante un argomento di cui non parlavo da una vita, il fantacalcio. Oggi parliamo della Spezia, l'ultima squadra a salire in Serie A. Di quelle di Bio, insieme a Crotone e Benevento, vince ieri la finale di playoff col Frosinone e quindi arriva per la prima volta in Serie A da quando è nata. Oggi voglio segnalarvi quattro nomi di più interessanti che ho trovato nella Spezia. Sono solo loro quattro, poi non ho trovato nessuno di particolarmente interessante. E niente, voglio dirveli. Partiamo subito senza indurci in chiacchiere inutili. Il primo è Scuffet, Simone Scuffet, conoscenza del calcio italiano, ha giocato per diversi anni in Serie A all'Udinese e diciamo non era che un granché, però alla Spezia ha fatto veramente molto molto bene. In 32 partite di campionato ha subito ben 28 gol, meno di un gol a partita e poi in 13 di queste 32 partite è rimasto anche la sua porta blindata, subendo la bellezza di 0 gol. Il secondo giocatore è Matteo Ricci, mediano della Spezia, fratello di Federico Ricci che anche lui gioca alla Spezia. E vi segnalo Matteo Ricci perché ha fatto veramente una grandissima stagione. In campionato in 25 partite ha segnato 4 reti, ha fornito 5 assist e in totale durante la stagione ha giocato ben 31 partite segnando 5 gol. L'unico difetto di questo ragazzo è che si fa ammonire molto molto spesso. Il terzo giocatore è Bartolomei, centrocampista centrale. Da segnalare non tanto i gol, ma più che altro le presenze e gli assist. Compreso di Coppa Italia e Playoff, ha giocato 41 partite, mettendo a segno 2 gol e 12 assist. Veramente clamoroso, segnatevelo perché può essere il nuovo Mancosu, chi lo sa. L'ultimo è un attaccante, l'attaccante più interessante che ho trovato nella Spezia, perché non c'è nessuno che è un bomber provinciale. Però c'è questo Jasi alla sinistra che in 39 partite ha segnato 10 gol e ha fatto 6 assist. Attenti anche qui alle ammonizioni perché è stato il giocatore più ammonito della Spezia ed è arrivato, mi pare, quasi a 10 ammonizioni, tantissime per un attaccante. Ed è l'unico difetto. Non ve lo consiglio tantissimo, come vi posso consigliare Dice Bartolomei come ottavo centrocampista oppure come Scuffetti in porta. Però era da segnalarlo perché comunque è arrivato in doppia cifra in stagione. E non si sa mai che quest'anno faccia qualche golletto, magari come sesto attaccante, in un fantacalcio numeroso. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video di fantacalcio, di calciomercato, di calcio in generale. E ci saranno anche delle novità. Un saluto.